Cari amici del TM News, buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Parliamo inizialmente dell'Inter che sta portando avanti una campagna acquisti per il presente con il colpo Gosens, ma anche per il futuro. E allora ne parliamo con Roberto Bernabai, in collegamento con noi, Roberto Bernabai della 7. Ciao Roberto, buonasera. Ciao Lorenzo, ben ritrovato, un piacere. Parliamo di mercato perché ci sono tanti colpi scoppiettanti, non c'è solo la Juventus, anche l'Inter si dà da fare, il colpo Gosens è di quelli significativi, che cosa ne pensi? Beh, è un colpo certamente importante anche perché Perisic è in scadenza di contratto, vedremo se poi l'Inter deciderà di rinnovare il contratto a Perisic, ma nel frattempo si è tutelata con un giocatore di sicuro affidamento, di grande qualità. Resta soltanto da capire se ci saranno problemi sul piano del recupero fisico, perché insomma il giocatore tedesco è fermo da un po' di tempo, ha avuto una ricaduta, però sul piano della qualità del giocatore credo ci siano pochi dubbi. Ecco, sempre per quanto riguarda l'Inter, i nerazzurri guardano anche al futuro perché si pensa di poter fare un doppio colpo con il Sassuolo, quello relativo a Scamacca e Frattesi. L'Inter, insomma, vuole aprire un ciclo di un certo spessore. Sì, sono due giocatori che per il prossimo futuro, essendo entrambi molto molto giovani, possono tranquillamente andare a rinforzare una rosa che a mio modo di vedere quest'anno, paradossalmente, poi se andiamo a vedere i risultati, anche la qualità del gioco si è rafforzata, nonostante le partenze di Hakimi e soprattutto di Lukaku, perché le scelte che sono state fatte da Marotta, non c'era dubbio in questo senso, sono state ottime per mantenere la continuità di rendimento, con l'arrivo di un allenatore che peraltro ha anche migliorato il gioco sul piano della qualità, perché l'Inter è una squadra che vince, ma vince anche è divertendo. Quindi il futuro si prospetta estremamente propizio, anche perché Scamacca è un centravanti classico che all'Inter sicuramente serve. Frattesi è un centrocampista di grandi prospettive, insomma è ovvio che la risposta, mi sembra di poter dire, la risposta alla Juventus che ha messo a segno il colpo clamoroso per l'acquisto di Vlahovic è stata all'altezza, se no addirittura se si dovessero, come dire, formalizzare anche questi due nuovi acquisti dal Sassuolo, che comunque riguarderebbero la prossima stagione, sarebbe una risposta addirittura superiore. Ecco, comunque parlando della Juventus, con Vlahovic, secondo te cosa cambia dal punto di vista del gioco e la posizione utile per la Champions diventa, diciamo così, più in discesa? Ma sicuramente sì, intanto la Juventus con questa serie di risultati positivi ha accorciato le distanze dal lotto di testa. Insomma, avere in squadra Vlahovic che ti garantisce gol, ti garantisce qualità nel reparto avanzato è certamente un grossissimo, un enorme passo avanti. Non so se negli ultimi giorni la Juventus metterà a punto anche quello che è stato probabilmente finora il problema maggiore, cioè l'inaffidabilità di un centrocampo che risente della mancanza di un uomo d'ordine, di un centrocampista, di regia e di costruzione. Questo ruolo dovrebbe ricoprirlo Arthur. Staremo a vedere se la società vorrà andare a reperire, ma insomma non è neanche troppo semplice. Il mercato di gennaio non è un mercato che offre tante opzioni, però certamente già l'arrivo di Vlahovic dà alla squadra di Allegri un impulso enorme. Invece il caso Dybala, a tuo parere, come si risolverà? Perché naturalmente a questo punto c'è chi pensa che con l'arrivo di Vlahovic ci possa essere poi, per quel che riguarda la prossima stagione, la partenza di Dybala, il mancato rinnovo dell'argentino. Per lui si parla anche di tante altre possibilità all'Inter, ma anche all'estero, il City. A tuo parere, come andrà a finire? Ma io credo, guarda, so e penso lo sappiamo un pochino tutti che l'atteggiamento di Dybala non è piaciuto all'azionista di riferimento. Dybala è un giocatore al quale probabilmente la Juventus sta decidendo in queste ore se rinunciare o meno. Credo che la proposta che sarà fatta a Dybala sarà una proposta di rinnovo, non certo in linea con le sue aspettative. Io personalmente credo che il futuro di Dybala non sia in Italia, difficilmente lo si lascerà andare all'Inter, anche perché dalla Premier League arriva l'interessamento chiaro, manifesto del Manchester City e di Guardiola, ma c'è anche il Liverpool che potrebbe essere un obiettivo, per il quale Dybala potrebbe essere un obiettivo plausibile.
E invece a Firenze, vedendola dall'esterno, naturalmente il tifoso viola come deve sentirsi dopo la partenza di Vlahovic, dopo l'ennesimo trasferimento di un giocatore di una certa levatura alla Juventus? Ma sai, se guardiamo l'operazione dal punto di vista esclusivamente economico-finanziario, una cessione che ha una sua plausibilità, perché comunque il giocatore fra un anno sarebbe andato a scadenza di contratto, e mettere a frutto la sua cessione con una cifra certamente importante darà la possibilità alla Fiorentina di mantenere saldo e come dire, in equilibrio il proprio bilancio, poter investire questi soldi. Mi rendo conto che dal punto di vista però del tifoso, il tifoso che vede partire un giocatore così forte e tra l'altro in una situazione che si ripete periodicamente, storicamente a Firenze, sia così motivo di grande frustrazione e anche di grande, come dire, arrabbiatura, anche se poi gli eccessi che sono stati raggiunti da alcuni, da una frangia della tifoseria viola, mi sono sembrati eccessivi, assolutamente condannabili. Un'ultima considerazione anche sulla Roma, ti aspetti che possa arrivare magari negli ultimissimi giorni di questo calciomercato anche il regista, si torna a parlare di Xhaka? Sì, anche se Xhaka è un giocatore che finora, insomma, all'Arsenal non è che abbia fatto grandi cose. Io, insomma, sappiamo che non è particolarmente apprezzato, soprattutto dal pubblico dei Gunners. Non lo so, mancano 4 giorni, il lasso di tempo è molto ristretto. Potrebbe anche rimanere così la Roma e pensare poi a giugno di fare il colpo che Mourinho chiede insistentemente. Vedremo allora, grazie per questo tuo intervento Roberto, buon lavoro, a presto. Grazie, buon lavoro anche a te Lorenzo, a presto. Andiamo adesso a salutare Gianluca Nani, direttore sportivo di grande esperienza. Ciao Gianluca, buonasera. Buonasera Lorenzo, buonasera ai telespettatori. Naturalmente ti chiedo subito un giudizio su questo calciomercato che ha regalato tante emozioni. Te l'aspettavi oppure magari pensavi che potesse essere una sessione più tranquilla con sì, prestiti, scambi, ma non con questi acquisti sensazionali? Ma in genere il mercato di gennaio è così, è un mercato un po' più tranquillo, è un mercato di prestiti dove si cerca di non squilibrare troppo, però ci possono essere delle situazioni come questa della Juventus, insomma, che comunque che ha una mancanza dichiarata, cioè insomma, che quindi che ha una mancanza importante come quella del centravanti, e può esserci, ogni tanto si verifica questo. Non mi aspettavo a gennaio questi grandi colpi, questo clamore, però insomma si sta accendendo ora nell'ultima settimana, quindi normalmente, come dicevo, è tranquillo, ma vediamo che succede l'ultima settimana, pare accendersi con una certa importanza. Ecco, a proposito, di grandi colpi per l'immediato o per il futuro, che cosa ti aspetti per quanto riguarda la situazione di Dybala? Lo vedi ancora alla Juventus oppure dopo l'arrivo di Vlahovic, secondo te si possono aprire altri scenari? Magari può rimanere in Italia o addirittura andare in Inghilterra? Diciamo che con Vlahovic, a mio avviso, farebbe una grande coppia, però un acquisto così importante, con un esborso economico così importante, forse potrebbe anche far pensare a lasciare andare un giocatore come Dybala. Di questo dovrebbe chi può dare la risposta più precisa sono i dirigenti della Juve e nel caso Allegri, insomma. Ripeto, ora io non so certi meccanismi come possono essere importanti, però credo che Dybala e Vlahovic insieme potrebbero comporre una coppia straordinaria, insomma. Certo, Credo il che discorso probabilmente sarà oltre che tecnico anche economico, perché naturalmente la spesa per Vlahovic è stata ingente e per quello che riguarda il prolungamento del contratto di Dybala sono in ballo tanti milioni. sì, esatto, c'è una valutazione economica da fare, c'è la valutazione tecnica, ripeto, spetta a Allegri e al suo staff. Tu mi chiedi a me un parere tecnico. Personalmente credo che sia una coppia ben composta e ben amalgamata. Insomma, Vlahovic è più centravanti, sa fare tutto, sa attaccare la profondità, sa fare reparto da solo, sa giocare spalle alla porta, insomma, sa dialogare bene, insomma, crea gli spazi giusti e lui stesso va a concludere. Insomma, un centravanti completo e a mio avviso straordinario. E con Dybala il potenziale offensivo sarebbe ulteriormente importante. Poi ripeto, insomma, ci sono degli equilibri sia tattici, e questo è un discorso che deve fare
Allegri col suo staff, sia economici, e questo è un discorso che deve fare la Juventus con i suoi dirigenti, che hanno la priorità e va tenuto in considerazione, e lì noi non possiamo naturalmente intervenire. L'acquisto di Vlahovic, se si dovesse, ora non so se è stata annunciata l'ufficialità, però insomma, no, non c'è ancora l'ufficialità, però insomma, è tutto praticamente fatto. Ecco, esatto, insomma, mi pare che si vada verso la conclusione dell'affare, da quello che leggo e da quello che sento, quindi sarebbe senz'altro un grande colpo. Io lo considero probabilmente uno dei migliori, se nei primi tre centravanti che ci sono in circolazione, poi considerando che è giovane, che c'ha una grande energia, si assicura il futuro per i prossimi anni la Juventus, quindi è un grande colpo da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista finanziario, ripeto, insomma, tenere Dybala o meno è un discorso che non spetta a noi, insomma. Ti chiedo anche un giudizio, un parere su alcuni calciatori che sono arrivati in Italia dalla Premier. Mi riferisco a Tuan Zebe ora al Napoli, a Maitland-Niles alla Roma. Ecco, che giocatori sono, fino a che punto possono far fare un salto di qualità alle loro squadre? Ma io credo che entrambe le squadre abbiano preso esattamente il profilo che cercavano. Sono state brave tutte e due. Il Napoli perché ha preso un giocatore che a me personalmente piace molto, un calciatore fisico, un calciatore comunque attento, concentrato, aggressivo, che sotto la guida di mister Spalletti non può che migliorare ulteriormente. Quindi, e poi per quello che chiedeva il Napoli mi sembra che sia veramente un ottimo colpo e il massimo, considerando quelle che erano le risorse che il club metteva a disposizione per questo acquisto, è il massimo che potesse fare. Mi pare che sia un ottimo colpo. Maitland-Niles è un calciatore eclettico che fa tanti ruoli, che è quello che cercava Mourinho. Quindi insomma cercava qualcuno che fosse in grado di sostituirgli Vigna, di sostituirgli soprattutto Karsdorp sulla destra, che non aveva sostituti. Può giocare anche più avanti, può giocare a centrocampo, insomma, quindi è un calciatore jolly, chiamiamolo così, che ha una grande energia, una grande velocità, che è quello che cercava Mourinho. Poi è lui che sposta gli equilibri, forse non è lui, però è quello che completa la rosa, è quello che ti permette di far riposare alcuni titolari, è quello che ti gioca in tutti quanti i ruoli. Credo che la Roma cercasse questo e da questo punto di vista, alle condizioni migliori, ha individuato il meglio che c'era sul mercato, che il mercato offriva a quelle condizioni. Quindi mi sembrano due buoni acquisti per quello che chiedeva lo staff tecnico e le risorse che metteva a disposizione lo staff dirigenziale, il club. Insomma, mi sembrano due ottimi acquisti, insomma. Soprattutto in un mercato difficile come quello di gennaio. Gianluca, grazie per il tuo intervento, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, buon proseguimento e alla prossima. Andiamo a salutare Sabatino Durante, agente intermediario, grande talent scout. Buonasera, benvenuto. Buonasera a te. Inizio chiedendoti, naturalmente sei in Brasile, quindi sfrutto la tua grande competenza anche del calcio sudamericano e brasiliano in particolare, perché ti chiedo che cosa pensi di Cabral, che è destinato a vestire la maglia della Fiorentina in sostituzione di Vlahovic. C'è anche Piontek per la Fiorentina, ma comunque Cabral è l'investimento che arriva dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus. È un brasiliano, classe 98, adesso gioca ha giocato nel Basilea. Che cosa pensi di questo calciatore? Beh, è un calciatore che ci può stare in questo campionato italiano, ok? E in questo dico che non siamo il campionato migliore al mondo. È un giocatore forte fisicamente, è grande e grosso, ha iniziato qui con Ceará, che non è la squadra, diciamo, più blasonata del Brasile. Ha avuto un passaggio nel Palmeiras, in cui insomma non è riuscito a dare il meglio di sé, poi è esploso con il Basilea. Insomma, credo che sia uno dei bomber più prolifici di questo periodo, insomma dell'ultimo anno in Europa, quindi significa che la porta la vede. Certo, il campionato svizzero non è il campionato italiano, che non è il campionato migliore al mondo, ma è molto molto complicato, quindi il rischio è che prendere un giocatore di un'altra nazionalità e soprattutto abituato a un altro campionato che non è il nostro a gennaio, in cui pronto e via deve dare risultati, questo potrebbe essere l'incognita, se è pronto subito.
ma questo lo sapremo soltanto vedendoli in campo. Il giocatore c'è fisicamente, c'è tecnicamente, qualcuno potrà storcere il naso dicendo che magari non è velocissimo, ma non è velocissimo neanche Vlahovic, perché quando i giocatori cominciano a sfiorare il 1,90 e 90 kg, essere anche veloce significa che avremo Van Basten, insomma, ma di Van Basten oggi non ce ne sono più nel campionato italiano. Ecco, per avere un'idea, a chi lo accosteresti, a chi lo paragoneresti? Ma è difficile, i paragoni quando li fai sono sempre, insomma, per qualcuno ti tiri, no? E dici, ma che stai dicendo, eccetera. È un giocatore fisico, non lo so, adesso non si arrabbierà Luca Toni, potrebbe ricordare vagamente per la stazza fisica Toni, ma è un altro giocatore, insomma, ecco. Toni aveva più potenza fisica, aveva più anche personalità, eccetera. Forse Cabral dal punto di vista tecnico è un pochettino migliore, ma Toni, che io ricordo in Serie C, insomma, nessuno avrebbe giocato una lira, no? A quei tempi, perché diventasse un grande giocatore, poi perché tecnicamente, insomma, non era eccellente, poi ha fatto una carriera straordinario. Io l'ho incontrato 2 anni fa qui, perché è venuto a fare un quadrangolare di vecchie glorie, eccetera. La prima cosa che mi ha detto tu non ci credevi, eh. Io mi ricordo, perché ero con Fabio Liverani quando lui giocava in C, e Fabio mi diceva, questo c'ha la voglia d'arrivare, come finisce mai, ma non stoppa manco, no? Però alla fine è diventato un giocatore di grande livello. Cabral può essere quel tipo di giocatore lì, fisico, come lo era Vieri, come lo era Lukaku. Chiaramente poi ognuno è se stesso, ma è un giocatore che permette alla squadra di giocare in vari modi. Non so, Piontek per esempio è un giocatore che finalizza e basta, no? Quindi gli devi sempre dare la palla, possibilmente raso terra, possibilmente in una certa maniera. Questo è un giocatore che ti permette anche di alzare la palla, quindi di far salire la squadra, eccetera. Il giocatore è buono per il nostro campionato. Io ricordo le critiche che ho ricevuto quando dicevo che Lukaku non era un campione, perché io sono abituato a vedere Bebeto, Romario, Romaldo, e chiaramente questi li chiamo campioni. Se chiamo campioni i Vieri, i Toni, eccetera, diciamo Lukaku è un po' inferiore a Vieri, un po' inferiore a Toni. Quindi che cosa poi succede? Che in un campionato diverso dal nostro, un po' di livello superiore come quello inglese, non giocava prima titolare, non sta giocando adesso, aveva molte difficoltà. Quindi ripeto, questo è un giocatore che ci sta tranquillamente nel nostro campionato. È chiaro, c'è l'incognita, pronto e via a gennaio, un campionato nuovo, non ha neanche il tempo, insomma, di questo è l'incognita, se si adatta, ma questo non lo sanno gli indovini, insomma, noi non facciamo gli indovini, no? Assolutamente. Invece, parlando dei giocatori brasiliani che sono già nel nostro campionato, che cosa pensi di Caio Jorge? Come lo valuti? Ti aspettavi di più oppure ti aspettavi che potesse avere questo spazio? Allegri aveva avuto anche delle parole d'elogio per lui, tutto sommato. Sì, di incoraggiamento, ma guarda, tu sai perfettamente quello che penso, perché ne abbiamo parlato anche con te. Io mi sono meravigliato perché la Juventus prenda un giocatore del genere, ok? Perché è un ragazzo che ha delle qualità, eccetera, ma deve studiare molto per giocare con una squadra, non la Juventus, come una squadra di Serie A. È un ragazzo bravo tecnicamente, eccetera, ma è uno studente che si trova all'ultimo anno dell'università. Insomma, secondo me è un pesce fuor d'acqua. Questo trasferimento ha fatto male a se stesso e non ha portato nulla alla Juventus. Cioè, ha talento questo ragazzo, però non è pronto per certi livelli. Questi devono fare passaggi intermedi in Portogallo, per esempio, in Belgio, dove si abitua a un altro tipo di calcio, capisci? È bravo tecnicamente, ma è poca cosa, insomma. Per giocare nel nostro campionato ci vuole il pelo sullo stomaco, oltre alle qualità tecniche. Va bene, Sabatino, allora grazie per questo quadro sul Brasile, sui talenti brasiliani. Ci sentiamo prossimamente, buon lavoro. A te, ciao. È stata una ricca edizione del nostro TMV News, siamo arrivati alla conclusione, ci ritroveremo domani mentre si avvicina la chiusura del mercato fissata per lunedì sera. Grazie per averci seguito, buona serata.